Что он тебе после всего? Но там in Moscow. Die Hard, un buongiorno per morire, è il quinto capitolo della serie che vede Bruce Willis nei panni del protagonista, il poliziotto John McClane. L'agente questa volta in Russia per tirar fuori di prigione il proprio figlio durante il suo soggiorno a Mosca scopre che dietro l'arresto si nasconde un piano terroristico. Welcome to Moscow! A Berlino la prima europea del film, presente anche il regista John Moore. A lot. Grande azione, portiamo John McClane a Mosca della prima volta che usciamo dagli Stati Uniti, per cui il film è molto, ma molto più grande di prima. The movie's way bigger than before. Secondo indiscrezioni, Jay Courtney, che interpreta il figlio, potrebbe nel futuro diventare il protagonista della serie. Se dovessero chiamarmi per dirmi di entrare a far parte di progetti futuri, accetterei più che volentieri. Ma se tutto ciò possa venire con o senza Bruce, beh, dobbiamo attendere e vedere. Credo che abbia ancora voglia di farne qualcuno. Bruce Willis, 57 anni, accompagnato a Berlino dalla moglie Emma Hemming, sposata nel 2009, non sembra avere alcuna voglia di svestire i panni di John McClane. Certo che no, ho passato 25 anni interpretando il protagonista di Die Hard. Sarebbe bello se succedesse qualcosa, tipo se fossi ferito. Mi piacerebbe lavorare ancora con Jai, penso sia un ottimo attore, un ottimo interprete nel ruolo di mio figlio. Ma non è ancora il tempo per me di passare il testimone. This guy's bad news. Terrorism. Weapons grade uranium. Nukes. Someone's gotta stop him. Attaboy. Die Hard, un buon giorno per morire, esce nei cinema italiani il 14 febbraio. Whoa. What is this, a pirate gun? It's old school. Like you, right?